Un saluto da Ivan di Pacodigit. Siamo ancora allo Stockhouse di Milano in Corso Sempione a effettuare la prova del nuovo Alcatel One Touch 990, un telefono di fascia tendenzialmente economica, un telefono che viene proposto di listino a 179 euro. Naturalmente è un apparecchio che lascia qualche concessione all'hardware per avere un prezzo così aggressivo. Vediamolo un pochino nel dettaglio. Display TFT a 256.000 colori, diagonale da 3,5 pollici con risoluzione 320x480 pixel. Nella parte frontale troviamo anche una foto videocamera che permette di eseguire chiamate VoIP e anche scatti in VGA. Padiglione auricolare, c'è anche il sensore della luminosità, manca quello di prossimità. Quattro tasti frontali, tre a sfioramento, tasto di ritorno, lente di ricerca, tasto applicazioni e il tasto home, che in questo caso è fisico. La parte hardware del telefono è mossa da un processore da 600 MHz, quindi non un processore recentissimo, con 512 MB di RAM, 200 MB di memoria fisica, di cui poco più di 100 sono realmente utilizzabili dal proprietario del telefono. Non è un grosso problema perché questo telefono monta già FROIO 2.2, quindi la grande parte delle applicazioni possono essere spostate sulla scheda esterna per recuperare spazio, naturalmente. Vediamo un attimo qualche altra caratteristica fisica del telefono. Sulla parte destra abbiamo il bilanciere per il controllo del volume. Qui c'è presente una piccola feritoia per l'apertura del cover posteriore, nella parte bassa non troviamo niente, nella parte di sinistra tasto di accensione e un piccolo aggancio per mettere un laccetto da polso. Nella parte superiore abbiamo presa micro USB per connettere il telefono al computer o per la ricarica e l'ingresso della cuffia da 3,5 mm. Parte posteriore con questo cover un pelo ruvido ma molto gradevole al tatto, fotocamera da 5 megapixel con autofocus, un piccolo flash LED e l'altoparlante di sistema. Già che ci troviamo, parliamo brevemente della fotocamera. La fotocamera è una 5 megapixel, quindi un po' sopra media per questa fascia di prezzo. Fa degli scatti piuttosto interessanti in luce normale, mostra un pochino il fianco quando la luce ambientale cala o agli interni compare un po' di rumore digitale. Stessa problematica per quanto riguarda i video, nasce qualche scattosità quando manca la luce. Siamo comunque assolutamente nella media. Vediamo qualche altra cosa del telefono. Dicevamo, il sistema operativo non è aggiornatissimo, è una versione 2.2 di Android. Però non mi pare che questa cosa rappresenti un limite per questo telefono. Tutto ciò che serve, è già preinstallato, il sistema funziona bene, anzi in maniera piuttosto stabile e veloce rispetto ad alcune release di Gingerbread che ho provato recentemente. Vediamo un attimo la parte telefonica. Parte telefonica che è la classica di Android. I quattro tasti che in questo caso sono posizionati nella parte bassa, tastierino con ricerca intelligente dei contatti, lista delle chiamate effettuate, ricevute o eventualmente perse, lista dei contatti, lista dei preferiti, possiamo inserire i contatti che chiamiamo con maggiore frequenza. Alcatel è un altro di quei marchi che storicamente ha una capacità di funzionare bene durante le telefonate, cioè la parte telefonica è sempre stata molto ben studiata, le antenne sono molto sensibili e ricettive e in questo telefono anche il padiglione auricolare non è niente male. Ricordo, non so, i primi One Touch di una decina d'anni fa erano eccezionali dal punto di vista della ricezione. Si conferma questa tradizione anche per Alcatel. Vediamo un attimo il browser. Qui c'è già il nostro indirizzo, sì. Siamo sotto copertura HSPA. Ecco, ho dimenticato prima di dire nelle caratteristiche del telefono, è un telefono HSDPA 7,2 megabit, non è presente supporto HSUPA. Il browser viene aperto come di consueto in modalità mobile, possiamo switcharlo nella modalità desktop. Cosa dire? Anche in questo caso il browser secondo me funziona molto bene. Il limite è ovviamente determinato dal fatto che una bassa risoluzione del display ci costringerà a scrollare di continuo la pagina per vedere gli interi contenuti.
È un po' l'unico limite naturalmente di questo browser, perché comunque la pagina viene caricata con la consueta velocità, ben riformattata, in conseguenza del fatto che il processore è di soli 600 MHz, non c'è il supporto al flash player in versione full. Io direi che comunque in relazione al prezzo e alle caratteristiche del telefono il browser va anche in questo caso promosso a pieni voti. Vediamo qualche altra caratteristica. C'è precaricato AccuWeather, un programma per la gestione delle previsioni del tempo, prevede le previsioni del tempo. Android Manager è un programmino che ci permette di gestire il telefono quando lo connettiamo alla porta USB, quindi può essere visto come una memoria di massa, oppure gli si può dire di effettuare una sincronizzazione con account di posta, con gestore di contatti. Abbiamo la classica calcolatrice, il calendario nativo di Android, abbiamo un file manager che adesso ho aperto per errore, la classica galleria di Google, quella precaricata, ovviamente la casella Gmail, troviamo già il navigatore, anche qui il GPS ha un funzionamento assolutamente valido, non c'è nessun tipo di problema, ricerca vocale. Ecco, volevo far vedere anche una cosa rapidamente, è precaricato nel telefono una tastiera che si chiama Touchpad, è una tastiera di QTEC, una tastiera che ho avuto modo di provare moltissimi anni fa sui Windows Mobile. Vediamo se trovo il messaggio, eccoli qui. La caratteristica di questa tastiera è quella di presentarsi in maniera normale come una classica QWERTY, basta muoversi verso destra e cambierà il layout della tastiera. In questo caso ci troviamo col classico tastierino 9 tasti, quello tipico di un telefono, oppure possiamo andare con la versione con due lettere per tasto, quindi come i vecchi bilancieri, mi viene in mente il Sony Ericsson P1 o l'M600 che avevano questa doppia, due lettere per ogni tasto. Naturalmente ognuno è libero di scegliere quella con cui si trova meglio, comunque il tastierino funziona abbastanza bene. Bene, direi che abbiamo detto in maniera abbastanza sintetica tutte le caratteristiche di questo telefono, un telefono, come dicevo, proposto a 179€ di listino, che secondo me consente di accedere al mondo Android con un ridotto investimento di quattrini. Un saluto da Ivan di Paco Digit.